Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Scaperotta Ludovico e sono un neolaureato in restauro di cuoio, restauro e conservazione di cuoio e tessili antichi presso la Scuola Regionale di Formazione ENAIP Lombardia a Botticino in provincia di Brescia. Sono specializzato nell'intervento su opere polimateriche, ovvero con componenti materiche diverse al loro interno, nello specifico nell'armamento difensivo. Cinquecentesco, comunque antico, fino ad arrivare alla militare più moderna del secolo scorso. In questa replica dell'opera del mese, svoltasi a Santa Giulia qualche mese fa, andrò a spiegarvi o comunque esporvi quello che è stato il mio percorso di tesi che ha permesso il restauro e la nuova esposizione di tre opere provenienti dalla collezione Luigi Marzoli del Museo delle Armi di Brescia. Tutto il lavoro che andrete a vedere è stato seguito dal dottor Marco Merlo, che ha reso possibile questo elaborato, nonché è stato il mio relatore durante tutto l'anno e mezzo di percorso di tesi. Sarà un'opera del mese un pochettino diversa rispetto a quello che siete abituati a vedere di solito, perché mi occuperò sì dell'aspetto plologico di questi oggetti, ma più che altro andrei ad accentuare quella che è una problematica spesso e volentieri quasi mai affrontata all'interno del settore oplologico, ovvero, come vedrete dal titolo che vi sto per mostrare in questo momento, cosa c'è sotto, ovvero cosa troviamo al di sotto di un armamento difensivo cinquecentesco. Perché la domanda che tutti ci poniamo è: bene, l'armamento difensivo a piastre di metallo, in cotta di maglia, a segmenti così. Ma effettivamente cosa teneva insieme questi elementi e cosa vi era al di sotto di essi? Ecco, quello che andremo oggi a vedere è una sorta di percorso che da un punto di vista sia storico che, chiamiamolo così, più operativo dal punto di vista del restauro, cercherà di essere il più esaustivo possibile, il più a 360 gradi nel momento in cui abbiamo a disposizione per parlarne. Spero di non annoiarvi troppo in anticipo e possiamo iniziare allora. Prima di tutto è necessario fare una sorta di preambolo che è servita sia nell'intervento di restauro in sé, sia nel secondo obiettivo della tesi, ovvero ritrovare un sistema espositivo consono per questi oggetti. Appunto, l'individuazione di questi obiettivi principali è stata suddivisa in tre fasce. La prima, ovvero trovare un intervento di restauro, comunque delle metodologie, delle operazioni di intervento di restauro conservative ed integrative, simili per uniche, ovvero che possano essere standardizzate e replicate per questa categoria di oggetto, ovvero per l'armamento difensivo. Successivamente, eseguito l'intervento di restauro e concluso con successo, si è andati ad analizzare quello che poteva essere il metodo espositivo più consono e soprattutto rispettoso per opere polimateriche, come è logico pensare all'interno di un'armatura. Abbiamo sia una componente metallo che una componente organica e le esposizioni del secolo scorso spesso e volentieri penalizzavano la parte organica e andavano a mettere in luce più quella metallica. Quindi si è cercato di studiare un nuovo metodo espositivo per oggetti simili. In ultimo, ma non per ultimo, l'individuazione di un materiale idoneo che potesse servire sia come isolante esterno all'esterno delle opere, che facesse da isolante tra supporto espositivo e l'opera in sé, e soprattutto anche come imbottitura interna agli oggetti. Andremo a vedere successivamente. Nel secolo scorso molte volte veniva impiegato il cotone o l'ovatta per imbottire determinati oggetti, come per esempio i guanti, ma essendo un materiale naturale, organico, il cotone, in base alle sue variazioni dimensionali dovute a parametri termoigrometrici non controllati, è logico che possa portare alla rottura o al degrado di un materiale meno elastico di lui, ovvero il cuoio con cui erano eseguiti i guanti. Ecco.
Dopo questa piccola precisazione per quanto riguarda l'obiettivo e la scaletta che ci ha portato alla realizzazione dell'elaborato finale, è necessario fare un ulteriore preambolo per quanto riguarda come il cuoio e i tessuti venivano impiegati all'interno dell'armamento difensivo. Possiamo dire che in tempi antichissimi, dalle prime civiltà mesopotamiche fino ad arrivare agli Egizi e ai Greci, l'armamento difensivo principe consisteva in una sorta di corazzo, comunque delle piastre di cuoio giuntate insieme che proteggevano il corpo, ovviamente con una parte che le univa in tessuto al di sotto, come poteva essere una tunica o una casacca imbottita. Successivamente arriviamo dal cuoio come unico elemento protettivo, il metallo inizia a comparire in maniera molto massiccia addosso al corpo di qualsiasi guerriero. Nello specifico qua abbiamo come poteva essere armato un uomo d'arme del XII secolo, come potete vedere una cotta di maglia che lo ricopre fin dalla testa fino ai piedi, e il cuoio in questo caso si trova al di sotto di questa casacca di anelli di maglia, per evitare ovviamente che la conficcazione estrema del ferro andasse a creare dei danni, ovviamente come logico supporre, alla pelle di chi la indossava. E infatti, come potete vedere nella fascia bassa, in questa fascia evidenziata, sbuca quello che era uno strato di cuoio che si trovava al di sotto degli anelli di maglia. Inoltre veniva utilizzato anche come con funzione, chiamiamola così, di tenere il più attillato possibile gli anelli di ferro al corpo del cavaliere per evitare che andassero in giro in maniera incontrollata, quindi tramite una cintura all'altezza della vita e dei laccetti inseriti all'interno degli anelli all'altezza dei polsi, dei gomiti, delle spalle, delle caviglie, delle ginocchia per tenere il più possibile uniti gli anelli di maglia. Facendo un salto in avanti troviamo un uomo d'arme di metà XIII secolo, e in questo periodo, più nello specifico dal 1280 fino al 1360, elementi in cuoio e di metallo coesistono sulla superficie esterna dell'armamento difensivo. Come possiamo vedere, abbiamo nella parte alta dei proteggispalle, delle spalliere in cuoio bollito decorato, e delle ginocchiere nella parte bassa, anch'esse borchiate ed eseguite in cuoio bollito. Il cuoio bollito è una tecnica che prevedeva l'immersione di una pezza di cuoio di uno spessore abbastanza importante all'interno di acqua calda con additivi come resine e oli particolari, molto spesso ignoti. Questo trattamento che veniva eseguito sul cuoio consentiva, una volta estratto da queste soluzioni di acqua bollente, che il cuoio prendesse la forma, qualsiasi forma gli venisse impartita, e una volta asciugato la mantenesse nel tempo senza mai deformarsi, e oltretutto rendeva il cuoio molto 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 più resistente ed elastico di una pezza non trattata. È facile pensare che questi oggetti dovevano essere molto ben costruiti, molto resistenti e soprattutto molto molto più leggeri rispetto al metallo. Quindi una soluzione spesso e volentieri non meno economica di un'armatura, di un elemento di protezione in ferro, ma molto molto più leggero e molto più versatile, adattabile a tutte le situazioni. Successivamente ritroviamo degli stessi elementi nella prima metà del XIV secolo, ovvero troviamo un giubbotto, una giubba imbottita, molto spesso chiamata gambeson, al di sotto della maglia di ferro. Come potete vedere nei due cerchi, compare appunto questa casacca imbottita con le maniche lunghe in questo caso, e gli schinieri o i parastinchi in cuoio bollito, anche questo rigorosamente cuoio bollito. Oramai siamo agli albori, o comunque alla fase finale dell'evoluzione dell'armamento difensivo a piastre. Come potete vedere, a fine del XIV secolo il cuoio è praticamente quasi scomparso dalla superficie esterna dell'armamento difensivo. Sopravvive solamente il tessuto come elemento identificativo. In questo caso vedete una rappresentazione di un sorcotto smanicato, ovvero una casacca che viene indossata sopra il petto dell'armatura e cinta con delle cinture all'altezza dei fianchi.
e a seconda della ricchezza e della nobiltà di chi lo indossava, queste casacche, queste giubbe potevano essere più o meno decorate ed eseguite con materiali nobili e preziosi. Arrivando all'armamento per eccellenza a piastre complete integrali dalla testa ai piedi, vediamo che ormai il cuoio è praticamente invisibile, ma non è stato dimenticato né tantomeno sostituito, anzi è diventato l'elemento che tiene unite tutte quelle che sono le parti della macchina armatura. Come potete vedere, questi laccetti che compaiono evidenziati dai cerchi rossi avevano la funzione di tenere, nel caso del cerchio più in alto, tenere insieme il petto con le scarselle che sono la protezione per il bacino e per le cosce alte del cavaliere, mentre invece nella parte bassa, sempre negli schinieri che avevano un'apertura laterale a cerniera, il cuoio serviva per tenere e chiudere, chiudere, tenere in posa appunto questi elementi. Quindi il cuoio non è sparito, ma semplicemente si trova all'interno dell'armamento difensivo. E come per gli uomini, anche per gli animali da guerra, come potevano essere cavalli e cani, l'armamento si è evoluto nello stesso identica maniera, con gli stessi identici materiali. In questo caso all'inizio vediamo come delle coverte imbottite, in questo caso abbiamo una coverta incammuttata, chiamata così dovuta al disegno romboidale che è presente sulla sua superficie, serviva a proteggere il corpo del cavallo. Queste coverte erano ottenute con la stessa metodologia di come venivano eseguiti e confezionati i gambeson, ovvero le casacche di cui abbiamo appena parlato, imbottite da mettere al di sotto delle cotte di maglie, ovvero dai 5 ai 7 strati di lino sovrapposti, cuciti insieme e inglobati all'interno di un tessuto più o meno nobile, e fermati ovviamente con delle cuciture abbastanza regolari in modo che l'urto venisse distribuito su tutta la superficie del panno. E in questo caso, come potete vedere nel disegno e nella miniatura in alto, anche i cavalli avevano la stessa identica tipo di protezione integrale, e le testiere, ovvero la protezione per il muso frontale e laterale dell'animale, erano integrate all'interno di queste coverte ed erano eseguite spesso e volentieri, soprattutto all'inizio del XII-XIII secolo, in cuoio bollito, più o meno decorate. Successivamente, come per l'uomo, potete vedere sia dal pezzo di scacchi che dal disegno nella parte bassa, dalle coverte imbottite si passa alla coverta vera e proprio in anelli metallici come per l'uomo. E in questo caso le coverte imbottite rimangono al di sotto della coverta di maglia e le testiere anche in questo caso vengono integrate internamente ed esternamente al sistema di protezione. Anche in questo caso potevano essere sia in cuoio bollito che in elementi compositi, quindi con una base di cuoio ed elementi in metallo per rinforzare le varie parti della testiera. In alcuni casi ci sono testimonianze scritte che riferiscono che le testiere venivano rinforzate con i fanoni di balena, che erano molto più elastici del metallo. Ora parliamo nello specifico nell'oggetto su cui si è svolto, diciamo così, l'intervento di restauro e elaborato di tesi, ovvero stiamo parlando della testiera da cavallo numero di inventario 736, conservata all'interno della sala del lusso nella collezione Marzoli al Museo di Brescia. La datazione è all'incirca del 1580. E l'origine, il paese di manifattura, è la Germania, non è un oggetto italiano. E i materiali che noi andiamo a vedere, come potete vedere inizialmente nella parte frontale, troviamo l'acciaio decorato con foglie d'oro e vari tipi di lavorazione, e al suo interno, lo vedremo successivamente, un'imbottitura in cuoio che evitava di prendere colpi e urti troppo forti sul metallo al muso dell'animale, e delle lavorazioni particolari eseguite in raso e in velluto sia all'interno che all'esterno della testiera, e anche in questo caso li vedremo nello specifico più tardi. Questo oggetto e quest'opera e l'altra di cui parleremo a breve sono state trattate inizialmente con una serie di analisi identificative. Queste analisi identificative hanno permesso di dare tre risposte a tre domande che ci si era fatti prima di iniziare l'intervento di restauro, ovvero l'individuazione di una tecnica esecutiva. Per tecnica esecutiva si intende come e perché l'artigiano ha eseguito queste operazioni per costruire l'oggetto, quindi
i materiali e le tecniche impiegate per arrivare all'oggetto finito. Le tecniche esecutive all'interno contengono la seconda risposta alla seconda domanda che ci si è posta, ovvero la datazione. Tutte le tecniche esecutive, in particolar modo quelle del cuoio, hanno al loro interno dei marker temporali che possono permettere l'individuazione di un termine post e ante quem, in cui è possibile ottenere una datazione perlomeno il più oggettiva possibile della componente organica all'interno dell'armamento difensivo. La fusione di queste due domande e di queste due risposte ha permesso un intervento di restauro eseguito in maniera più conscia e con più buon senso possibile per quanto riguarda le fasi conoscitive e le fasi conoscitive e la determinazione di un intervento di restauro. Le indagini conoscitive sono state eseguite con due operazioni ben distinte, ovvero una serie di indagini non invasive, ovvero che non prevedono l'estrazione di un campione materico dalla superficie dell'opera, quindi in poche parole noi non andiamo a rovinare l'oggetto, ma è possibile trarre informazioni appunto da queste analisi, e che sono state l'osservazione tramite microscopio digitale e l'XRF che analizza la composizione chimica del materiale senza dover estrarne appunto. Senza prevedere un'estrazione. Successivamente, in seguito alla caduta spontanea di campioni dalla superficie dell'opera durante la movimentazione di quest'ultima, è stato possibile recuperare e riciclare appunto questi campioni che si sono staccati spontaneamente ed eseguire qualche indagine invasiva che avrebbe appunto previsto la lesione della superficie materica. Non abbiamo buttato via niente. E abbiamo cercato di riutilizzare quello che si poteva per dare ulteriori risposte e conferme strumentali al percorso analitico, ovvero l'osservazione tramite microscopio ottico, una campagna di SEM, che è praticamente un'analisi semi-qualitativa della composizione chimica dell'oggetto, e gli spot test che sono stati utili per l'individuazione dei sistemi conciari all'interno del cuoio. I risultati delle analisi per quanto riguarda la testiera sono stati che per l'imbottitura è stata impiegata una pelle molto spessa e adatta appunto ad un uso estremo, come potete immaginare, sfregando giornalmente, periodicamente sul muso del cavallo, era necessaria una pelle con uno spessore importante ed è quello che è stato trovato sulla nostra testiera. Il trattamento conciario rilevato in seguito agli spot test indica che si sono utilizzati dei tannini vegetali, quindi un trattamento conciario vegetale con dei tannini idrolizzabili. Non costituisce un vero e proprio marcatore temporale, anche perché questo procedimento conciario è utilizzato fin dalla notte dei tempi, addirittura fin dai primi uomini, per conciare le loro tende in maniera casuale, utilizzavano la concia al vegetale, quindi. Comunque si può scartare l'ipotesi, l'idea che sia un cuoio moderno, comunque del secolo scorso. E come potete vedere, no, come vi ho detto, la concia vegetale, i tannini, risale veramente alla notte dei tempi e continua tuttora in certi laboratori artigianali, piccole realtà artigianali e produttive. Le cuciture con cui l'imbottitura è stata eseguita sono state fatte a mano, quindi scartiamo l'impiego di un macchinario moderno come potrebbe essere una macchina da cucire o una foracuoio moderna. La coerenza e la cura con cui quest'opera è stata costruita ci lascia pensare che avesse uno scopo vero e proprio tattico, quindi doveva essere utilizzato e doveva funzionare soprattutto bene questo oggetto. E l'assenza di mancatori temporali, soprattutto moderni, che ci possono far pensare che l'opera sia soggetta a una sostituzione, un rimaneggiamento moderno, come può essere un intervento di restauro non dichiarato, comunque non reso noto, ci lasciano pensare che comunque i materiali organici ritrovati all'interno della testiera possano risalire a un periodo di uso dell'oggetto, non proprio al periodo di costruzione che era il 1585, ma possiamo pensare a più o meno i primi decenni del 600 fino alla metà del 600, o un periodo in cui l'oggetto può essere diventato desueto ed è stato direttamente inusualizzato senza subire nessun tipo di manipolazione, cosa
Questo fatto è stato accentuato ancora di più dal ritrovamento, come potete vedere nella foto in alto a destra, di un crine di cavallo all'interno del cuoio dell'imbottitura, quindi, ed è assolutamente un crine di cavallo, non può essere un capello umano. Di conseguenza possiamo dire che ci troviamo davanti a un caso più unico che raro, forse uno dei pochissimi in Italia documentati, di cuoio d'uso o comunque che ha visto un po' di azione, un po' di utilizzo estremo all'interno di una testiera di lusso. Ora vediamo la parte un pochettino più tediosa e vi prego di scusarmi, ma è necessaria per poter poi comprendere appieno l'intervento di restauro che è stato eseguito sulla testiera. Vediamo una schematizzazione e iniziamo dal degrado più evidente. Sul fronte della testiera. Io ripeto, io mi occuperò solamente della parte di cuoio e di tessuti. Fortunatamente il metallo non lo tratto, ma molto probabilmente in futuro ci sarà un ulteriore approfondimento con altri esperti del settore che parleranno della parte metallica di questa testiera. Ritornando al nostro discorso, il degrado più evidente che si può vedere sulla superficie e sul velluto della testiera è la perdita del vello, come potete vedere evidenziato dal cerchio rosso. Non vi è più questo bel vello rosso che è presente solamente ormai in alcune parti, ma è lasciata a vista quella che è la struttura di base del velluto, che ahimè è color neutro non tinto, e quindi il velluto è quasi tutto completamente saltato. Un altro degrado importante riguarda gli orecchioni, ovvero il paraorecchie della testiera, come potete vedere. Una bella passamaneria di raso doveva adornare la parte esterna, la parte sommitale degli orecchioni, e sfortunatamente, oltre a un degrado materico, ha subito un grossissimo degrado strutturale che l'ha completamente deformata verso l'interno dell'oggetto. Ora passiamo a quello che è l'interno della testiera. Come potete vedere, oltre ad aver perso il vello, gli inserti in velluto che sono evidenziati con la parte rossa nell'immagine di sinistra hanno subito anche una grossissima deformazione perimetrale, soprattutto quelli indicati dalla freccia, come potete vedere nell'ultima immagine, a causa della mancanza delle fasce perimetrali che permettevano l'adesione della imbottitura alla parte metallica. Ovviamente queste fasce perimetrali erano anch'esse in cuoio, rivettate alla parte metallica della testiera e costituivano appunto il ponte per le cuciture della imbottitura che si attaccava alle fasce perimetrali, ovviamente faceva tutto il contorno della testiera. E quindi nel punto in cui le fasce perimetrali mancano, la deformazione del velluto è quella che potete vedere nella fotografia di sinistra. Passiamo ora all'altro degrado che interessa in questo caso il cuoio, ovvero come vi ho detto prima, deformazione e perdita delle fasce perimetrali. Come potete vedere, i rivetti sono isolati e tra di loro non corrono più le fasce perimetrali, quindi deformazione dell'imbottitura e deformazione del velluto, come potete vedere nelle foto che stanno comparendo. E in ultimo un degrado più che altro estetico, non tanto strutturale, ovvero la presenza di abrasioni e degradi dovuti all'uso, perché come vi ho detto questo cuoio è stato impiegato, quindi l'abrasione estrema del carniccio che ha portato delle zone non omogenee all'interno dell'imbottitura e l'accumulo di olio utilizzato dai precedenti manutentori del Museo delle Armi che ha impregnato completamente il cuoio, alterando in alcuni casi la cromaticità originale del cuoio. L'intervento di restauro, volerò un pochettino più veloce per veramente non tediarvi troppo, è stato eseguito con una fase di microaspiratura per eliminare il deposito particellare, banalmente la polvere che si trovava all'interno e all'esterno dell'opera. Come potete vedere, l'azione è stata facilitata dall'impiego di un pennello a setole morbide, apponendo vicino a questo la bocca microaspirante. Microaspiratore, dalla parola può sembrare un'astronave aliena, in realtà semplicemente è un banalissimo aspiraria con la possibilità di regolare o meno la potenza del getto aspirante, ovviamente da calibrare in base alla fragilità dell'oggetto. E come potete vedere, i risultati sono abbastanza visibili. Nelle due immagini che sono comparse per ultimo, potete vedere prima della fase di microaspiratura un inserto di velluto con un evidentissimo deposito particellare
di varia natura e come questo è stato rimosso in seguito alla fase di aspiratura, riportando alla luce quei pochi lacerti di velluto che sono sopravvissuti. Successivamente, per reidratare sia il cuoio che i tessuti, è stata eseguita la fase di vaporizzazione. Prima di tutto, però, si è isolata la parte metallica con una membrana plastica impermeabile che è andata a proteggere tutte le componenti di metallo dell'oggetto, non lasciandone nessuna vista. E successivamente si è applicato un getto un pochettino più grossolano e uno un pochettino più mirato su tutta la testiera per appunto reidratarla e donare un pochettino più di elasticità perduta al cuoio, soprattutto per sfruttare l'umidità che si era impartito, comunque l'elasticità che si era impartita al cuoio, per rimettere in posa quelli che erano gli elementi deformati e che non era possibile riconsolidare con la tecnica originale. Come possiamo ben supporre, non è stato possibile rimettere le fasce perimetrali, quindi sono state eseguite delle fermature, come potete vedere, con delle mollette e della carta assorbente. Sono stati rimessi in posa tutti quegli elementi deformati, sia in tessuto che in cuoio. E poi successivamente ci si è concentrati sull'unica parte degradata del tessuto, con un consolidamento eseguito con resinatura tramite un adesivo acrilico ad alta stabilità, resinato con un velo di lione che serviva praticamente come supporto alla lacuna o alla mancanza del tessuto, termoformato perché questo adesivo acrilico si riattiva con il calore, e successivamente profilato per eliminare gli eccessi e non dar fastidio ovviamente alla vista dello spettatore. E questo è il risultato. Come potete vedere, prima dell'intervento gli inserti di velluto erano praticamente invisibili ad occhio nudo. Eseguita una fase di pulitura approfondita su queste zone, ora ci si può fare un'idea, ovviamente non hanno i fasti del passato, ma ci si può rendere conto di come poteva essere il velluto e soprattutto dove si trovava il velluto nel fronte della testiera. Mentre invece per quanto riguarda l'interno i risultati non sono stati estremamente strabilianti, anche perché non c'è nessun valore estetico in una mera imbottitura in cuoio, però a livello conservativo si è guadagnato molto a livello di stabilità e a livello di idratazione del cuoio. Come potete vedere, tutte quelle zone che erano pesantemente e gravemente deformate sono state riappianate, e da ora in poi sarà possibile eseguire un monitoraggio, un controllo molto più serrato e molto più accurato. Passiamo ora agli ultimi due oggetti su cui si è intervenuto, che sono state le manopole d'armatura, numero di inventario C238, e queste sono visibili nello spazio polivalente allestito all'ultimo piano nel ballatoio, sempre del Museo delle Armi Antiche di Brescia. La datazione in questo caso è risalente più o meno al 1570 circa, il paese di produzione originale è Lombardia, molto probabilmente o Brescia o Milano. E i materiali con cui sono state eseguite le manopole sono gli stessi che ritroviamo nella testiera, ovvero la parte in acciaio di protezione e cuoio e velluto a seconda della funzione che dovevano rivestire. Per esempio, abbiamo due tipologie di cuoio, ovvero quella del guanto, come potete vedere, e quella delle fasce da dita. Le fasce da dita sono le, appunto, come dice la parola stessa, delle fasce in cuoio che servivano a giuntare le piastre da dita in metallo vere e proprie con le nocche, quindi tenere unito la parte metallica al guanto, e un velluto sotto forma di passamaneria che vedete in colore rosso nella parte bassa della manopola, questo velluto rosso che serviva ad adornare ulteriormente, ad aumentare il valore di queste opere. E qua potete vedere l'unica fotografia, diciamo, di documentazione dell'epoca, risalente al 1969, eseguita dallo fotostudio Rapuzzi di Brescia, e l'unica testimonianza in cui possiamo vedere le nostre manopole prima dell'intervento moderno. I risultati delle analisi che sono state eseguite sono state le stesse che sono state perpetrate
sulla testiera hanno portato un risultato inatteso, chiamiamolo così, una sorta di sorpresa che non ci si aspettava. Nello specifico troviamo una pelle, in questo caso utilizzata per i guanti, fine e non adatta assolutamente ad un uso estremo come quella di un guanto che doveva cingere e stringere armi o comunque doveva cavalcare o comunque doveva combattere, quindi una pelle che non aveva uno scopo effettivamente pratico. È stato individuato successivamente, in base alle analisi, un trattamento conciario al cromo e, confrontandolo con i dati bibliografici, il trattamento conciario al cromo è stato introdotto a livello industriale all'incirca in America e in Svezia nel 1853, cosa che, come potete immaginare, è un pochettino fuori datazione rispetto all'opera in sé che risale al 1570. Le cuciture con cui vengono confezionati questi guanti sono troppo regolari e troppo ben fatte per essere eseguite manualmente, di conseguenza è logico supporre che siano state eseguite con una prima macchina da cucire, che ricordiamo sono state introdotte non in maniera in massa o come le conosciamo noi adesso, però esistevano già a partire dal 1750. La sovrapposizione accurata delle fasce da dita, ovvero sono stati ritrovati ben tre strati di fasce da dita che venivano attaccati al guanto, non con la tecnica originale che doveva prevedere un punto di cucitura obliquo eseguito con una fibra vegetale, ma bensì con una fase o comunque un'operazione di incollaggio molto molto freddolosa e molto malfatta. Di conseguenza non aveva uno scopo tattico, anzi non avrebbe retto proprio una tatticità, un utilizzo dell'oggetto. I materiali e le tecniche poco pregiate per l'esecuzione sia della passamaneria che il gallone metallico. Il gallone metallico è un filato metallico che cinge tutta la passamaneria e praticamente nobilita ulteriormente quella che è la parte finale delle manopole. È stato ricavato con dei materiali non assolutamente pregiati, non soprattutto nobili per delle manopole di questa tipologia. In ultimo, durante le fasi di movimentazione e di intervento di restauro delle manopole, si sono scoperte due firme risalenti al 1922 di un fabbro e un incisore della Royal Armoury Collection, ovvero i restauratori, chiamiamoli così, del secolo scorso, che hanno integrato alcune parti metalliche delle manopole. Il tutto ci fa pensare che non solo la parte metallica delle manopole abbia subito un intervento di restauro, comunque di sostituzione datato, perché sappiamo chi l'ha fatto e quando, ma anche tutta la parte organica, quindi non è come la testiera una sostituzione d'uso. Qui ci troviamo davanti a una sostituzione fatta completamente senza criterio e senza uno scopo pratico, ma solamente con uno scopo economico. Ovvero queste manopole molto probabilmente sono state trovate a livello solamente con il metallo sano, e per colmare questa lacuna e aumentare il loro valore sul mercato antiquariale, sono stati integrati sia il cuoio che tutti i tessuti per ridargli una foggia, chiamiamola così, antico, comunque consentirle di essere di nuovo vestite su di un manichino e vendute all'asta al miglior offerente. Quindi tutta la parte organica presente sulle manopole è stata datata dal 1853, ovvero l'unico termine certo ed effettivo per quanto riguarda la datazione al cromo ed è il più antico emerso durante la fase analitica, e il 1922 l'ultima data nota di un intervento eseguito sulle manopole. Quindi ci troviamo di fronte a due oggetti, la testiera un originale con una sostituzione d'uso e le manopole con un originale in parte, per non dire falso perché è comunque un brutto termine, ma un originale in parte, sostituito per altri scopi, ovvero scopi commerciali. E tenete bene a mente questo particolare perché successivamente ci servirà come distinzione per scegliere una metodologia espositiva in base a queste considerazioni che sono emerse. Faccio velocissimo lo stato di conservazione delle manopole, come potete vedere.
se vi ricordate dalle fotografie precedenti, abbiamo dei degradi che sono dovuti al sistema espositivo vecchio di cui avevo già parlato. Come potete vedere, all'interno del dito è presente delle imbottiture in ovatta in cotone che hanno portato una rottura perimetrale e una perdita importante del cuoio, che in concomitanza con parametri termigrometrici non adatti all'esposizione e una movimentazione per niente attenta, portano a una desquamazione del cuoio e a una conseguente perdita di materiali, quindi delle lacune vere e proprie. Inoltre, la desquamazione del cuoio è dovuta al trattamento conciario molto aggressivo di metà 800. Non era stato standardizzato, probabilmente erano i primi esperimenti che all'inizio producevano un cuoio di estrema qualità, ovvero molto impermeabile, molto resistente, ma il trattamento, essendo troppo aggressivo, col lungo andare finiva per sbriciolare e polverizzare il cuoio. Quindi, come potete vedere, abbiamo in successione tre degradi ben specifici dovuti a tre fattori: al sistema di imbottitura, alla tecnica esecutiva e alla, chiamiamola così, assente manutenzione e assenza di attenzione nel manovrare questi oggetti molto delicati. E un ultimissimo degrado dovuto, oltre al sistema espositivo, al sistema di imbottitura, al sistema espositivo. Vedete quel taglio evidenziato all'interno delle dita? Ecco, era dovuto al vecchio sistema espositivo, ovvero per permettere l'esposizione verticale della manopola. Si è inserito un ferro che poi è stato curvato nella parte metallica, per permettere che la manopola stesse in verticale, però non si è passato il ferro tra il cuoio e la parte metallica, ma bensì si è passata dentro al guanto, bucando quest'ultimo e creando questo degrado che ovviamente con il peso del metallo ha aumentato la sua ampiezza e ha slabbrato brutalmente tutti i bordi, del cuoio. Passando ora alla deformazione, ai tagli nella passamaneria, perché ovviamente anche il cuoio, anche il tessuto era estremamente degradato. Come potete vedere, la forza di gravità con la presso inesistente, pressoché inesistente manutenzione hanno permesso una deformazione estrema e dei tagli nella passamaneria, una perdita come nella testiera del vello del velluto, e una rottura in certi casi in corrispondenza del bordo a tortiglione. In ultimo, che è il degrado più evidente, deformandosi la passamaneria ha permesso e consentito un distacco quasi completo del gallone, ovvero della parte finale, quasi completo distacco del gallone metallico. L'intervento di restauro, come detto in anticipo, è stato standardizzato con quello della testiera, quindi le operazioni a grandi linee ovviamente sono state rispettate e replicate nella stessa identica successione. Si è partiti con una rimozione dell'ovatta del vecchio sistema di imbottitura partendo dalla parte bassa del guanto e rimuovendo il più grosso. Quando non è stato più possibile dalla parte bassa, si sono sfruttati i tagli perimetrali sulle dita per sfilare molto gradualmente il cotone accumulatosi lì dentro. Questa è la quantità minima di un la quantità ritrovata all'interno della man di cotone ritrovata all'interno della manopola sinistra, e successivamente sono stati eseguiti dei saggi di microaspiratura frapponendo tra la bocca microaspirante e l'oggetto una rete termosaldata inerte per verificare che il cuoio effettivamente fosse in grado di sostenere un'operazione, chiamiamola così, così traumatica per un oggetto in queste condizioni. Fortunatamente ha passato il test, ecco, ed è stato completamente microaspirato internamente ed esternamente. Si è microaspirato anche la passamaneria e successivamente ci si è concentrati sulla rimozione del deposito colloso che interessava l'interno della manopola. Come potete vedere, nella fodera della passamaneria, dapprima con il bisturi si è cercato di eliminare la concrezione più esterna e più stratificata dell'adesivo. Quando non è stato più possibile, in maniera, chiamiamola così, secca e meccanica, si è sfruttato una pulitura a tampone con acqua calda per far rigonfiare la colla, che è stata individuata come colla di origine animale, quindi rigonfiabile tramite calore, e si è cercato, tramite movimenti regolari del tampone, di rimuovere la colla che si era insinuata all'interno dell'armatura tessile. Successivamente, come per la testiera, si è vaporizzata sia la fodera che il velluto,
inglobando e proteggendo la parte di metallo con del vapore freddo, e poi successivamente è stato ridisteso per, la passamaneria è stata ridistesa per recuperare la sua foggia originaria. Il consolidamento è avvenuto come per la testiera tramite una resinatura utilizzando un velo di lione tinto e lo stesso adesivo termoplastico riscaldato, e la stessa medesima profilatura per eliminare gli eccessi. Dove non è stato possibile eseguire una resinatura, si è eseguita un'adesione tramite adesivo acrilico Lascaux nei frammenti di velluto polverizzati in cui non era possibile apporre un supporto completo, un supporto completo tra il velluto e la sua fodera. In ultimo si è andato a pulire il gallone, microaspirandolo, e poi pulendolo con una soluzione sgrassante di acqua demineralizzata e acido citrico in soluzione allo 0,002%, con abbondante risciacquo e tamponatura per evitare che i residui rimanessero all'interno della struttura del filato metallico. E successivamente, imitando la tecnica esecutiva originaria, quindi un punto obliquo molto grossolano, si è andata a rifare aderire il gallone metallico alla passamaneria utilizzando della seta sciape non tinta. E sfortunatamente alcuni segmenti della passamaneria del gallone metallico non sono stati ricollocabili perché mancavano dei frammenti di velluto, e sono stati puliti nello stesso modo e stoccati su dei cartoncini non acidi pronti per essere musealizzati contestualmente alle manopole. La vaporizzazione del cuoio è stata eseguita imbottendo le dita per evitare che perdessero la loro forma con delle protesi eseguite con carta giapponese e lattice con un basso tenore di ammoniaca, inglobando la parte metallico e vaporizzando il tutto con un vapore a temperatura ambiente, se possiamo dire anche un po' freddo, che va dai 17 ai 18 gradi. L'integrazione del cuoio si è eseguita tramite carta giapponese tinta della nuance pertinente e sfilacciata sui bordi, inserita all'interno delle lacune delle mancanze e consolidata tramite pennello utilizzando l'adesivo acrilico Lascaux. Questo è il risultato, come potete vedere, prima della manopola di destra e dopo l'intervento di restauro. È stata completamente risanata la lacuna importante che andava a inficiare l'integrità materica e visiva del pollice, e su tutte le altre dita il gallone e la passamaneria sono state completamente ridistese e consolidate. Stesso discorso invece è stato fatto per la manopola di sinistra. In questo caso gli elementi erano troppo scarsi per poter ricostruire da capo un pollice, quindi si è deciso di consolidare semplicemente il degrado e arrestarlo nel punto in cui era, reintegrare le altre dita e eseguire lo stesso trattamento per la passamaneria, il gallone metallico. I parametri conservativi che bisogna seguire in questo caso, parlando di tre oggetti con tre componenti materiche ben distinte che abbiamo raggruppato in questa tabella, hanno bisogno nello specifico di umidità, temperatura e luce completamente diversi. Ognuno ha bisogno dei suoi parametri. Come potete vedere, il ferro ha bisogno di una temperatura di 19-20 gradi, che è più o meno in linea con quella dei cuoi, dei tessuti e delle pelli, mentre invece il discorso umidità è molto diverso. Stesso discorso per quanto riguarda la luce. Come potete vedere, i metalli rientrano nella categoria di fotosensibilità molto bassa, il cuoio in alta e le sete in molto alta. Di conseguenza, seguendo appunto quelle che sono le tabelle, gli atti di indirizzo sui, tec su gli atti di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici di esposizione del Ministero delle Attività dei Beni Culturali, si è deciso di fare una media tra tutti i parametri, portando un'umidità relativa di RH, individuata con il valore RH, tra i 45 e i 50 gradi, una temperatura di 19 gradi con oscillazione termica di più o meno un grado e una quantità massima di lux, ovvero di quantità luminosa che irraggia i nostri oggetti, di 50, in modo da non dare fastidio alle sete né tantomeno al cuoio. Ora veniamo all'ultima parte, chiamiamola così, che ha condotto alla creazione, al messa a punto dei nuovi supporti espositivi delle opere che abbiamo appena visto. I tre parametri che hanno permesso e hanno fatto sì che questa decisione venisse presa in concomitanza, ovviamente, con i miei professori, di tesi e il dottor Merlo,
sono state, come vi ho detto prima, è una sorta, chiamiamolo così, di puzzle che si incastra step by step. Quindi, se adesso fate un po' di mente locale, vi ricordate quello che ho detto prima, ovvero sulle manopole, che sono una sostituzione ottocentesca, quindi una cosa molto moderna rispetto all'opera, al momento in cui è stata fatta l'opera in sé, quindi la parte metallica, e la testiera, che è una sostituzione d'epoca ancora utilizzata. Iniziamo a vedere il primo parametro che ha deciso infine poi quale sarà il metodo espositivo della manopola e delle testiere, ovvero la datazione. Come abbiamo detto prima, qua abbiamo una linea del tempo in cui possiamo vedere come i vari metodi conciari sono distribuiti nell'arco della storia dell'uomo. Come potete vedere, l'ultimo appena arrivato è quello della concia al cromo. Come si inseriscono i nostri oggetti, ovvero abbiamo la testiera che comunque non è effettivamente dell'epoca di produzione, ma poco ci manca, mentre invece le manopole abbiamo una sostituzione molto 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 più moderna, possiamo dire quasi contemporanea a noi. Successivamente l'altro parametro discrezionale per scegliere il metodo espositivo di opere con cuoio e tessuto è l'importanza e il ruolo che questi materiali ricoprono all'interno dell'oggetto. Per esempio, possono servire come struttura principale, come detto all'inizio, le armature e le corazze all'inizio erano solo in cuoio e tessuto. Come potete vedere, in questo caso abbiamo una corazza eseguita con la pelle di un coccodrillo, compreso del suo elmo di epoca tolemaica, ritrovata in Egitto, e invece la corazza lamellare di Tutankhamon, che in questo momento è in fase di restauro presso il Grand Egyptian Museum, che sta per aprire a breve. In questo caso il cuoio è la struttura principale, quindi non si può venire a meno nella sua esposizione. Successivamente abbiamo l'imbottitura, quindi in questo caso i tessuti. Come potete vedere, come vi ho detto fin da prima, il tessuto stava sempre sotto, che ci fosse metallo, che ci fosse cuoio, il tessuto era sempre presente, come per questa cuffia da giostra, che oltre ad avere la funzione di attutire i colpi, aveva anche questo complicato sistema di cinghie e aghetti, chiamati così in gergo, che servivano appunto a tenere ferma la testa del cavaliere dentro all'interno del grandissimo elmo da giostra, per evitare appunto che banalmente si spezzasse il collo o che prendesse delle botte da orbi nel momento dell'impatto. E invece i tessuti potevano avere anche, oltre ad essere un'imbottitura, potevano essere anche finemente decorata. Come potete vedere, in questo caso abbiamo il sorcotto di Edoardo, il principe nero d'Inghilterra, che era eseguito con un bellissimo raso rosso, ormai divenuto arancione proprio a causa del tempo, e decorato con lo stemma della sua casata, eseguito in opus anglicanum con fili metallici. Quindi, oltre ad essere sicuri, erano anche finemente decorati. Successivamente, il cuoio e i tessuti hanno anche la funzione di giunzione, come vi ho detto prima, servono a giuntare le varie piastre delle armature, esternamente ed internamente. In questo caso vediamo petto che è giuntato con la schiena e il petto, sempre giuntato a sua volta con le scarselle, e le scarselle al loro interno hanno delle altre fasce rivettate per evitare che le lame di quest'ultime si spostino eccessivamente. Quindi, sia internamente che esternamente, troviamo il cuoio. E in ultimo, ma non per ultimo, possono avere solamente un ruolo meramente decorativo. Come possiamo vedere, e l'abbiamo appena visto, nella testiera da cavallo su cui è stato eseguito l'intervento di restauro, il velluto sul frontale non aveva nessun tipo di funzione, nel senso serviva solamente per abbellire l'oggetto, era solamente estetica, come ad esempio potevano essere i cinieri, ovvero degli elementi identificativi montati sopra gli elmi che potevano essere eseguiti in cuoio bollito, o in tessuto o in cartapesta rivestita in cuoio, e avevano solamente uno scopo identificativo e decorativo, come potete vedere nel caso sopra questo cimiero funebre conservato al Museo Nazionale del Bargello, riportante un cinghiale nero in fase di balzo, mentre invece un cimiero molto caratteristico eseguito con cartapesta e cuoio bollito, conservato nella collezione di Castelcoira e dipinto con bande e rombi regolari bianchi e neri.
La storia espositiva, l'ultimo parametro molto importante per quanto riguarda l'esposizione di cuoi e tessuti è la storia espositiva di opere simili, perché ovviamente è giusto innovare ed è giusto inventare, tra virgolette, qualcosa di nuovo, però bisogna sempre dare un occhio al passato, perché non è sempre detto che il passato abbia delle connotazioni solo ed esclusivamente negative, anzi, ci si può imparare molto dal passato e comunque l'immaginario comune per quanto riguarda l'esposizione di opere simili, come la maggior parte, diciamo, ripeto, il pensiero comune suggerisce che queste armi e armature venissero conservate all'interno di questi saloni molto gotici, con questi drappi colorati, molto, situazioni molto cupe o comunque molto caotiche, quasi da parata e da campo di battaglia. Quindi è giusto non abbandonare l'idea del passato, ma se possibile migliorarla con le possibilità che abbiamo noi in cui, oggigiorno a livello tecnologico, a livello di conoscenza, partendo prima di tutto dalle testiere. Quindi la scelta espositiva per le testiere si basa principalmente su un aspetto, ovvero la presenza o meno dell'imbottitura. Se l'imbottitura non è presente, sfortunatamente, e la collezione a disposizione dei manichini su cui poter montare le testiere, appunto, questa è la scelta molto più scenografica e molto più in voga se le testiere non presentano l'imbottitura. Come potete vedere, la sala della cavalcata dello Stibert, quasi tutte le testiere non hanno l'imbottitura e sono montate su dei manichini. Mentre invece, se l'imbottitura è presente, è logico pensare che sia un oggetto drasticamente più fragile e da trattare in maniera molto più appropriata e molto più delicata, e quindi si studia un supporto dedicato solamente a lei, come nel caso della nostra testiera. In questo caso il supporto era preesistente, faceva parte del vecchio percorso espositivo del Museo Marzoli. Sfortunatamente, per quanto fosse bello e innovativo per l'epoca, aveva una pecca strutturale molto importante. Stiamo parlando di questo spuntone. Questo spuntone aveva la funzione di non far scivolare l'oggetto verso il basso. Ovviamente, a logica, potete immaginare che danno potevano creare questi due spuntoni al cuoio, perché venivano proprio infilzati con queste due parti acuminate di legno per evitare che l'oggetto cadesse. Quindi si è deciso non di buttare via questo sistema espositivo, anche perché, ripeto, è molto bello e soprattutto ha un effetto scenografico molto interessante. La testiera sembra quasi fluttuare nell'aria ed è molto leggero alla vista. Si è deciso semplicemente di migliorarlo dal punto di vista conservativo, andando ad aggiungere un elemento in più, scimmiottando l'elemento già preesistente, ovvero, come potete vedere nella parte alta, c'è una fascia, c'è un tondino, una fascia orizzontale che serviva a tenere in posizione gli orecchioni. È stata aggiunta nella parte bassa un'altra fascia orizzontale che ha due scopi principali, ovvero tenere in posa ed evitare che la testiera scivoli, dato che abbiamo appianato quei due spuntoni che avevano questa funzione precedentemente, e tenere in posa i due inserti di velluto che non è stato possibile risarcire dopo l'intervento di restauro. E tutte le zone di contatto tra cuoio e supporto espositivo sono state rivestite con un nuovo materiale per l'esposizione, ovvero il Plastazot, che è un polietilene ad altissima stabilità, il quale, oltre a prendere la forma ed essere molto plasmabile, quindi prenderà sicuramente la forma dell'imbottitura su cui questa verrà poi adagiata, ed è soprattutto inerte, non ha modifiche nel corso del tempo, è un materiale molto molto stabile. E come potete vedere, questo è il risultato finale: la testiera non va da nessuna parte, non rischia assolutamente di scappare verso il basso, e abbiamo salvaguardato il cuoio e il tessuto in questo caso. E come potete vedere, appunto, l'aggiunta della nuova fascia orizzontale che oltre a tenere in posizione, serve anche a risarcire la mancanza delle fasce perimetrali. Successivamente, e giuro che mi sto avviando alla fine del discorso, la storia espositiva di opere simili, in questo caso per le manopole, che a differenza delle testiere non è un solo fattore, ma sono ben due, ovvero la presenza o meno di un'armatura di appartenenza che, in questo caso, se l'armatura è presente,
le manopole, logico che vadano a completare l'armatura. E un'altra cosa molto importante è lo stato di conservazione, però la nuova scuola di pensiero mette in primo piano, in prima luce, lo stato di conservazione. Ovviamente, se le manopole hanno un'armatura di partenza e lo stato di conservazione lo permette, vanno appese in verticale con la loro armatura di appartenenza. Come potete vedere nell'immagine, l'armatura conservata al Metropolitan Museum non ha completamente la parte in cuoio, c'è solo la parte metallica, e quindi in questo caso lo stato di conservazione permette di farle tornare appese in maniera molto più scenografica all'armatura. Mentre invece se non hanno un'armatura di appartenenza, lo stato di conservazione è talmente pessimo da non consentire un ritorno in verticale, chiamiamolo così, il curatore insieme al conservatore e restauratore può andare a studiare un intervento mirato di esposizione ad hoc per questa armatura, come nel caso dell'ultima manopola mostrata, anch'essa proveniente dalla collezione del Metropolitan Museum, in cui è stato studiato appunto un supporto appositamente dedicato a lei. Le nostre manopole, nonostante l'intervento di restauro abbia risanato tutte quelle che erano le mancanze strutturali, non avrebbero mai potuto ritornare in verticale al di sotto della loro armatura. Di conseguenza si è deciso di studiare un nuovo sistema espositivo, guardando al passato, però mettendoci una punta di modernità. E questo sistema espositivo è stato basato sullo stato di conservazione di due manopole. Infatti, avendo due oggetti completamente simili, si è deciso di esporne uno con la parte del cuoio a vista, e sono stati studiati appunto tre elementi. La manopola che verrà esposta con il cuoio a vista verrà adagiata su questo scivolo, il quale non permetterà alle dita di flettere verso l'indietro e terrà il più possibile una soluzione come se la manopola fosse indossata con una mano aperta. Mentre invece per il pollice è stato eseguito un altro elemento, anche in questo caso come se fosse una sorta di scivolo per evitare che si flettesse in maniera estrema, mentre invece l'altra manopola che verrà esposta con la parte metallica a vista e aveva lo stato di conservazione un pochettino più solido da permettere un ritorno in verticale, ma non proprio in verticale, chiamiamolo così, sospeso, e si è eseguito questo supporto a 90 gradi, in cui la manopola verrà successivamente infilata sopra, e il peso in questo caso non scaricherà più sul cuoio, ma scaricherà sulla parte metallica, che non ha problemi strutturali assolutamente. E questo è il risultato finale. Ovviamente gli oggetti sono stati assemblati su un piano di dimensioni consone, che eviti la manipolazione inutile delle manopole, ovvero se si vuole spostare dalla sede espositiva a un magazzino le manopole, basta semplicemente prendere la base e spostarle senza dover toccare gli oggetti, e anche se si vogliono mettere in deposito basta ricoprire con carta non acida il tutto e le manopole non vengono più toccate, per evitare di creare danni ulteriori strutturali. E come potete vedere, questo è il risultato finale: una manopola adagiata con la parte del cuoio a vista e una manopola sospesa, comunque che cerca di imitare quella che è una mano a riposo. E ovviamente tutto il sistema espositivo può essere rivestito con dei tessuti o comunque dei passepartout, che ovviamente il curatore del museo deciderà, e noi abbiamo deciso di dare una specie di ventaglio di possibilità, partendo dal più scuro al più chiaro, con dei pantoni di riferimento per il rivestimento di tessuti all'interno, per l'inserimento di questo supporto espositivo all'interno di un contesto espositivo. Questa è la biografia essenziale, se qualcuno fosse interessato ad approfondire determinati argomenti, e vi ringrazio a tutti per l'attenzione. Ovviamente, se doveste avere qualsiasi tipo di dubbio, potete scrivermi nei commenti qui sotto, e sarò ben lieto di rispondervi, oppure basta che mi cercate su Facebook, mi chiamo Ludovico Scaperotta, e basta che qualsiasi cosa vi venga in mente me la potete chiedere, e soprattutto quando riapriranno i musei, quando sarà possibile ritornare ai musei, fate un salto al Museo delle Armi di Brescia per vedere appunto questi tre oggetti di cui vi ho appena parlato. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi spiace di avervi ammorbato alla morte con le mie parole. E ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti e buon proseguimento.